da Reggio Calabria e da Taranto fino a Crotone. I due sportivi calabresi, Vanessa Cardamone e Francesco Mazzacoco, hanno attraversato in canoa kayak tutte le tappe che si ritiene Pitagora di Samo abbia attraversato in Calabria. Fondatore della scuola pitagorica a Crotone, la traversata in mare è stata organizzata dalle associazioni Calabria o Mare d'Amore e la nuova scuola pitagorica. Arrivati sabato 15 luglio a Crotone, Francesco Mazzacoco da Taranto e Vanessa Cardamone da Reggio Calabria si sono ritrovati a capocolonna per poi arrivare sulla spiaggia crotonese. Sono stati premiati dal delegato provinciale del CONI Daniele Ponessa e accolti con il vitello di pane, primo animale simbolo dell'Italia e oggi simbolo della lotta contro la violenza sugli animali. Questa è stata un qualcosa, un'idea che è scaturita da un crotonese, Bebbi Crivari, che era pure un nuotatore e che attualmente risiede a Catanzaro. È partita un'iniziativa proprio per far conoscere tutto il territorio calabrese. Quindi è partito una canoa da Taranto e un'altra canoa da Reggio Calabria, quindi con l'iniziativa di fare poi arrivare dei percorsi lungo il tragitto, quindi fermarsi, poi fare delle feste, e oggi si incontreranno qui, quella venendo da Taranto e quella proveniente da Reggio Calabria. Due atleti, sono tutti e due di Catanzaro, un uomo e una donna, e che praticamente si incontreranno qui. Perché è stato fatto questo? Perché l'origine del Magno Greci e quindi l'incontro qui a Crotone. Saranno accolti da un gruppo della Danza Olimpia, quindi faranno delle esibizioni, dopodiché ci sarà lì in Piazza Marinai d'Italia e quindi si daranno un riconoscimento a questi due atleti. Quanto è durato questo viaggio? 8 giorni, questo è l'ottavo. Siamo partiti da Reggio Calabria sabato 8 e siamo arrivati oggi, in questo momento. Perché questa decisione? La decisione di fare il giro? Perché amo la mia terra e quindi mi piace anche divulgare il messaggio di positività e di bellezza del mare, che devo dire che molto l'ho trovato pulito, al contrario di quello che si vuole dire, ma io ho fatto le riprese anche all'acqua ed è veramente pulita. Ha trovato difficoltà? Sì, in qualche occasione c'è stata onda alta, quindi ho dovuto affrontare un po' il mare, però con caparbietà e passione si va avanti. Bene, esperienza molto bella. In ottima compagnia. Sì, ho conosciuto gran brava gente, bella e ospitale. E quindi ringrazio chi mi ha invitato a partecipare, l'Associazione Calabria un Mare d'Amore, la nuova scuola pitagorica, e poi un ringraziamento speciale lo faccio a Una Peste, che è qua vicino a me, e Vanessa, e quindi un ringraziamento speciale a Vanessa Cardamone, perché se non era per lei credo di non farlo. E Vanessa è partita da Reggio con arrivo qua a Crotone, io sono partito da Taranto, arrivo qua a Crotone, abbiamo diviso meno male il tratto, sì, incontrati qua a Crotone, che è la patria di Pitagora, quindi nuova scuola pitagorica.